Napoli Flash 24, qui all'inaugurazione della mostra su Ozanam, una figura particolare, un laico diventato beato grazie alla sua opera meritoria, precursore del concilio, ha cercato di unire quelli che erano i dettami della rivoluzione francese, libertà, uguaglianza e fratellanza, con quelli che erano i dettami della religione cristiano-cattolica. Oggi persona in rappresentanza del comune di Napoli abbiamo il vicepresidente Fulvio Prezza. Sì, oggi è un giorno particolare perché si è svolta per la seconda volta questa mostra che ricorda questo personaggio, Federico Ozanam, che è stato un personaggio importantissimo nella socialità mondiale, perché ha insegnato, soprattutto attraverso le sue opere meritorie, il suo studio, la sua particolare attenzione ai problemi dei più deboli e di quelli socialmente esclusi, quanto sia importante il volontariato. Questo messaggio è stato trasmesso ai giovani, è stato trasmesso alle generazioni future. E oggi noi come istituzioni solidarizziamo con tutto il mondo del volontariato affinché questo messaggio possa essere divulgato quanto più possibile. Qui ci troviamo di fronte a una rete costituita proprio per cercare di valorizzare le opere meritorie di queste associazioni. Ci troviamo qui con il presidente Antonio Gianfico, referente anche nazionale delle opere speciali, nonché della San Vincenzo di Napoli. La rete nasce appunto con il desiderio non solo di parlare di OZ, ma di parlare di volontariato, appunto prendendo esempio e spunto da quella che è stata la vita di questo beato, che è riuscito a promuovere in tutto il mondo il sentimento della solidarietà inteso come azione di carità, ossia promozione della persona insieme a quello che può essere l'azione pratica dell'aiutare il prossimo. La cosa importante è che, essendo un giovane riscoperto, oggi è diventata l'attenzione particolare del mondo giovanile, come veniva anticipato prima anche dal dottore Prezza, e a me piace ripetere la frase: vorrei che tutti i giovani d'estate di cuore si unissero in opere di carità. La presidentessa Anna dell'Associazione La Fenicia Volontari nel Mondo fa parte di questa rete, ma anche una figura molto attiva nell'organizzare questa mostra. Cosa ha motivato il creare questa rete insieme ad altre associazioni di volontariato? Ma innanzitutto è proprio il volontariato in sé stesso, perché già dalla parola in effetti volontariato, per noi il volontariato comprende tutto, non è che si può fare una cosa più, cioè noi ci occupiamo di minori, però che ben venga che si possano fare altre cose, quindi ci siamo uniti con loro, con il centro Ozanam San Vincenzo dei Paoli, proprio per dare vita a queste mostre, e poi facciamo tanto altro. Insomma, noi ci occupiamo di legalità proprio in prima di tutto, di cittadinanza attiva, e questo è un esempio di cittadinanza attiva. Insomma, Federico Ozanam è la prova provata, quindi non si poteva fare a meno, insomma, di partecipare. Diciamo che lo scopo anche di questa mostra è quello di far conoscere ai più l'opera meritoria di Federico Ozanam, proprio perché è una figura non tanto conosciuta per le sue opere, ma conosciuta dagli addetti ai lavori, per cui questa è un'opera di grande divulgazione di questa figura importante. Un ultimo cenno a Fulvio sui lavori del Consiglio Comunale, le ultime delibere approvate e le prossime in via di approvazione. Sì, ieri è stata una giornata intensa, però nell'arco di quasi 12 ore di lavori abbiamo approvato 20 delibere fondamentali, tra cui multe somme urgenze, altre relative al CNR, alla tangenziale, degli interventi strutturali verranno eseguiti sul territorio cittadino a breve. Rifaremo un altro consiglio, perché oggi c'è un consiglio che abbiamo sconvocato, visto l'ottimo risultato e il grande lavoro prodotto ieri, che ci sarà convocato in settimana prossima, circa metà settimana, avrà tutte le altre delibere non approvate ieri, e probabilmente una serie di altre delibere sarà deciso nei prossimi giorni relative ai debiti fuori bilancio, con queste situazioni finanziarie propedeutiche al bilancio. Ce la mettiamo tutte e sono sicuro che riusciremo a produrre degli ottimi risultati per i cittadini. Grazie e buon lavoro a tutti.